sono anche altri argomenti, ne vuoi? Che andare in Vietnam a combattere è una vera e propria fuga dalla realtà. Che la regola base di qualunque lavoro politico rivoluzionario è sempre di operare nel proprio contesto storico e sociale. Che se i vietnamiti venissero in Italia a preparare la rivoluzione, i brasiliani in Irlanda, i greci in Indonesia, nessuna rivoluzione riuscirebbe, ne vuoi ancora? Quanti vuoi che te ne trovi? Oppure preferisci degli esempi? Tutti validi, convincenti, reali. E tutti falsi, invece. Perché vedono la vostra andata in Vietnam come un fatto reale. E che cos'è, invece? Un esercizio. Un movimento spastico di respirazione. Una convulsione artificiale. Meccanica. Macabra, se vuoi, burattinesca. Ma non hai scelta perché sei in quel ventre mortale. Nel fondo della balena. O non ti ricordi più di Jonah? No, ma è sempre lì che si sbatte Goliard. Finché il partito ci tiene nella pancia, finché ci blocca, si decide a sputarci fuori, ecco. Reagire, che senso ha? Il partito. Ci devo scrivere un saggio prima o poi, appena ho finito questa dannata ricerca in biblioteca. Sì, sul vittimismo di partito. Ma scusa, sull'interpretazione della parabola di Gianni. No, Dublino, di quella vecchia parabola. Non hai capito niente. La balena che chiude e blocca John nel suo ventre non è il partito, è la storia. Ed è lì dentro, bloccati come Jonah, come te, che ci sono i partiti comunisti d'Occidente. Perché la storia, imparano, non va dritta in corsa su due binari. Affermate, riprese, battute d'attesa. E qual è il problema, infatti? È come impiegare i giorni e le notti d'attesa. Ma... sta attento, perché è lì il punto. Quando sarà il momento, se sulla spiaggia davanti a Ninive da distruggere verrà risputato un mezzo Jonah, rattrappito dall'immobilità, reumatizzato dall'umido, deteriorato dal Parlamento, dalla surina, allora non è più né scacco storico né analisi errata. È solo tradimento.